aveva ceduto il pallone. Pavel Nedved cerca l'esterno per Barros, controllo sbagliato ancora Barros, Buffon salva. Primo brivido per l'Italia. Di Cannavaro, di Barros, perfetto l'esterno di Nedved, molto bello. Qui per fortuna nostra non controlla bene, si allarga, bravo Buffon ad andare a chiudere lo specchio. Tra sinistra fa spesso questo movimento, deve stare sempre molto attento Cannavaro. Occhio a Nedved, Buffon la inchioda lì. Dobeschi. Cerca il traversone, Poborski, sul pallone esce Cannavaro, poi Nedved, ancora zona tiro, prova il sinistro, Buffon non la tiene e poi salva ancora, stiamo soffrendo. Scolare. Questa è la prima conclusione di Nedved, quella dove è arrivato Buffon e dove Buffon, colpo di tacco per Jankulowski, buono il movimento, l'ha preso Zambrotta, poi c'è Steiner, Nedved, Buffon in calcio d'angolo. Buffon bravissimo, in tutte le situazioni non si è fatto mai sorprendere, sta facendo una buona partita, Jankulowski spinge con grande continuità, da lui nasce questa occasione. Decisa in questa ripresa, Timoshuk fa saltare Toni, arriva il traversone, c'è un contatto, Buffon e calcio d'angolo, miracolo di Buffon, abbiamo rischiato tantissimo sul colpo di testa di Kalinichenko. E c'erano state anche proteste, Buffon è andato contro il palo. Lenti ad uscire, abbiamo permesso a Timoshuk di saltare l'uomo, qui Cannavaro che va in opposizione su Shevchenko e grande parata di Buffon. Ha tolto la palla dalla porta. Qui ancora il replay con il colpo di testa reattivo, Buffon, mamma mia che colpo. Hai visto? Che coraggio, bravissimo ancora una volta su questa palla difficilissima, un po' in ritardo Camoranesi. Ti ricordi che prima dell'Europeo si colpo una mano? Ah, sì. In Danimarca, in Norvegia per intervenire così, era una cosa molto uguale praticamente. La conclusione, la palla è per Milevski, Gusev posizione regolare, Gusev, Buffon, la palla è lì, da lì le creano i pericoli, santo Gigi Buffon, eccolo qui Gusev, posizione regolare di Gusev, Buffon che respinge forte, Cannavaro con la faccia e poi riesce con un miracolo Zambrotta a respingere sulla linea. L'Ucraina non ne vogliono sapere. Va Shevchenko, Buffon su andare verso il centro, gliel'abbiamo concesso, calciato di destro senza, non ha trovato la porta, è tantissimo, tanto che rivediamo la punizione di Shevchenko, bella, ma Buffon anche questa sera. Klose recuperato da Gattuso, Klose però in area di rigore, Klose ancora, Buffon l'ultimo uomo centrale della Germania lo tenesse in gioco, qui invece la giocata prima di Klose. Bravo lì Buffon andare incontro perché... Schneider, uno contro uno, Schneider ancora, palla interna per Podolski, vuole girarsi, Buffon, poi sbaglia Friedrich, abbiamo rischiato. Sì, perché è stato intelligente il movimento di Podolski a tagliare con la nostra difesa che è rimasta molto bassa e di qui lo vede, difende bene la palla, si gira sul piede preferito, per fortuna nostra trova Buffon. Siamo in inferiorità numerica, c'è Kel. Kel prova a dare il pallone all'interno per Podolski in area di rigore, Buffon! Buffon! Calcio d'angolo! Straordinario Buffon, bravissimo, è rimasto fermo fino all'ultimo, due occasioni clamorose, prima la nostra, quella non è riuscito a tenere la palla bassa perché ancora c'è stata la pressione di Cannavaro, ma l'occasione che abbiamo avuto prima con Del Piero ancora clamorosa. Taglio interno di Amoah, poi il pallone per Essien, Buffon! Di contro balzo Essien, Buffon respinge, la palla rimane. I nostri compatti che difendevano a imbuto dentro l'area di rigore. Bravo Buffon qui. Splendido tiro di Essien. Adesso però si stacca, pallone tagliato, è andato incontro Nil. Poi prova a staccare, arriva alla fine, la conclusione di Chipperfield e Buffon in due tempi, pericolo anche per noi al trentesimo. Sono pericolosi, dobbiamo stare attenti ai rimbalzi, dove va la palla, non disunirci. Qui è stato ancora una volta molto bravo Buffon a tenere lì questa palla, non era facile. Vedi, sul rimbalzo, lì ci siamo distratti un attimo, Buffon attento invece. Non solo perché la prende ma perché la tiene poi aiutandosi con i piedi. Eccolo il destro di Chipperfield e Buffon che vedete ha il riflesso di tenere la palla vicina con i piedi, poi va con la manona. Qui è già calcio di punizione, basta. Il pallone è centrale, prova a farsi vedere Chipperfield, Buffon. Insistono però gli australiani. Altro traversone, c'è Cahill sul secondo palo, non ci arriva. Palla sul fondo, abbiamo sofferto.
Eh sì, perché hanno fatto girare la palla con calma, trovando il buco a sinistra. Si sono buttati dentro tutti e due i difensori, sia Chipperfield che Neal. E Chipperfield su questa palla dentro si è girato bene, ha fatto scorrere bene la palla. Ha fatto una nostra centrale. Come la palla più pericolosa era dopo, il cross sul secondo palo, leggermente lungo perché Cahill era solo. È pronto il rinvio Buffon, questo è il movimento di Chipperfield che era liberissimo, sicuro Buffon. Si scalda Totti. E adesso abbiamo bisogno di uno che metta la palla subito nello spazio per Iaquinta. Credo che sia questa l'intenzione, evidentemente. Che possa tenere anche palla, sì. Hai capito? Non andare magari subito in velocità, cioè il lancio lungo da dietro per Iaquinta è importante perché è più veloce di tutti. Pallone gestito ancora dall'Australia con Moore. Largo c'è Kulina. Viene a prendere il pallone. Provano ad allargare la nostra difesa. In profondità per Serioski. All'indietro ancora il suggerimento per Moore. Noi aspettiamo. Wiltshire. Aperto a sinistra. Centrale per Cahill. Ha chiuso Gattuso. Poi tocca Chipperfield. La tiene ancora in campo. Siamo un po' tutti dietro. È normale Fabio, però certo. chiudiamo bene gli spazi, siamo bravi a raddoppiare sugli esterni, fanno un gran lavoro sia Gattuso che Perrotta, bravi ad andare a raddoppiare. Ha messo fuori Cannavaro, insiste però l'Australia, si prosegue per il vantaggio, Kulina, apertura per Serioski, dare Makelele, cerca il pallone per Henry, è riuscito ad andare, Henry uno contro uno su Cannavaro, Henry, Buffon, poi Grosso, Camoranesi. Non era vicino a David Dalla, lasciato nell'uno contro uno, quanto rivediamo il tiro di Henry, ancora una volta strepitoso Buffon. Uno contro uno, Zidane, allargo ancora per Sagnol, arriva il traversone di Sagnol, cerca Zidane, Buffon! Si è inserito col tempo giusto, ha fatto tutta l'azione lui, guarda Zidane come scarica bene sull'esterno, poi trova il tempo di inserimento. Qui l'ha perso secondo me Gattuso perché l'ha visto partire, non si deve distrarre, deve stare con lui. Siamo ancora in piedi, 14 minuti, calcio d'angolo per la Francia. La manona di Gigi Buffon.